Red Ronnie, grande esperto di musica, con l'ausilio di una medium dal nome Sonia Benassi, dice di aver comunicato con Jimi Hendrix. Hey Comunicandoci anche cose un po' discutibili, come quella che Jimi Hendrix sarebbe un alieno o che presto ritornerà. Non voglio commentare questa esperienza nello specifico, ma voglio fare un ragionamento. È possibile comunicare con chi non è più tra noi? Questo è il canale giusto per conoscere te stesso, il mondo e gli dèi. Il mio presupposto in generale nella vita è che non mi faccio fermare dalle credenze, dai sistemi di credenze. Quindi non dico che è possibile o che non è possibile. Neutro. Nei miei ragionamenti, nelle mie ricerche, parto sempre neutrale, altrimenti non ho possibilità di vedere le cose nella loro autenticità e di cercare veramente libero da catene. Max Planck nel 1918 vince il premio Nobel per la fisica e afferma: la materia non esiste, tutto è vibrazione. Inoltre, nel 1944, pochi anni prima di morire, disse: avendo consacrato tutta la mia vita alla scienza più razionale possibile, lo studio della materia, posso dirvi almeno questo. A proposito delle mie ricerche sull'atomo, la materia come tale non esiste. Tutta la materia non esiste che in virtù di una forza che fa vibrare le particelle e mantiene questo piccolo, minuscolo sistema solare dell'atomo. Possiamo supporre, al di sotto di questa forza, l'esistenza di uno spirito intelligente e cosciente. Questo spirito è la ragione di ogni materia. Tutto è vibrazione. Una vibrazione che assume una certa forma e una certa sostanza quando viene filtrata dal nostro sistema nervoso. La luce di questa energia che vibra entra nei nostri occhi, che viene elaborata dal nostro cervello per poi mostrarsi a noi così com'è, così come vediamo le cose, gli oggetti. Quindi gli oggetti, qualsiasi cosa, sono vibrazioni che assumono una determinata forma perché la luce che emette questa energia, la luce entra nell'occhio e il nostro cervello ci fa vedere le cose con la forma che vediamo di solito. Questa è l'essenza della materia. Dunque, noi qui riconosciamo noi stessi perché abbiamo un corpo fisico, ma anche se le emozioni e i pensieri non possono essere toccate come un corpo fisico, beh, esistono, possiamo dire che esistono, e come, sono molto importanti nella nostra vita. In fondo siamo esseri psicosomatici, questo lo sappiamo. È come se avessimo tre corpi, però solo quello fisico visibile. Quello emozionale delle emozioni non è visibile, quello mentale dei pensieri non lo è altrettanto. Non tutto ciò che esiste è visibile o percepibile per noi. Gli ultrasuoni, gli infrarossi, ad esempio. Quindi il corpo fisico, che è fatto di materia, che ha un aspetto biologico, è sottoposto a entropia, ovvero invecchia e muore. E noi non possiamo farci nulla. È così la vita. Le emozioni e i pensieri, invece, non sono sottoposti alle leggi biologiche di un corpo materiale. Non sono fatti di materia, non assumono la forma della materia fisica. Per compiere un ciclo di nascita e di morte completo, forse non è solo il corpo fisico a dover morire, perché è quello che riusciamo a vedere, perché è quello che il nostro sistema nervoso ci fa vedere. Forse non è l'unico. Forse anche il corpo emozionale, il corpo mentale deve morire per compiere il ciclo completo della morte in questa dimensione. Devono morire anche le nostre emozioni e i nostri pensieri. Mentre il corpo muore da solo, i pensieri e le emozioni muoiono magari se siamo noi a farli morire, a distaccarci da essi. Un suggerimento molto grande in tal senso ci arriva dalla via del non attaccamento buddista. Lasciamo da parte adesso. Se in noi sono vive emozioni e pensieri che ci tengono legati a questa vita, a questo mondo,
Magari rimaniamo qui, in una dimensione più sottile che non è visibile però all'occhio umano. Quindi, fin tanto che non riusciamo a distaccarci dalle cose di questa terra, cose, situazioni egoiche, per la precisione, ci arriviamo, è possibile che noi rimaniamo qui, i cosiddetti fantasmi, in pratica. Cioè, cosa vuol dire cose egoiche e situazioni egoiche? Ego vuol dire io, dal latino. Ovvero, il nostro corpo fisico, il nostro corpo emozionale e il nostro corpo mentale. Non solo quello che vediamo. Perché se non vediamo, non vuol dire che le cose non esistono, come abbiamo visto finora. E sappiamo che le emozioni e i pensieri sono però ben presenti nella nostra vita, perché dobbiamo far finta che essi non esistano. Quindi quando l'ego, o l'io piccolo, viene anche chiamato in filosofia, muore nel suo totale, nei suoi tre corpi, rimane l'io grande, la coscienza, possiamo dire, che come dice lo scienziato Robert Lanza, che è uno dei più grandi scienziati viventi, la coscienza è il centro dell'universo, il suo creatore. Quindi come se fossimo una coscienza che si traveste di quei tre corpi per fare un'esperienza terrena. Una volta che questi tre corpi muoiono, tutti e tre, lasciamo questa dimensione, rinasciamo in altre vite, succederanno altre cose che per adesso non è possibile sapere con certezza, e non è neanche importante, perché conta vivere ora innanzitutto, ma questo è un altro discorso. Sappiamo davvero poco delle cose dell'esistenza, quindi fatevi un favore, non credete che quelle situazioni siano impossibili. Però non cadete anche, cercate di non cadere anche nel fanatismo di queste cose. Bisogna avere un certo equilibrio. Se prendiamo ispirazione con umiltà da grandi personaggi del passato, secondo me è bene vivere sapendo di non sapere. Socrate, sapiente colui che sa di non sapere. Perché il dubbio è la verità stessa. E solo così io ho la possibilità di fare le mie ricerche, le mie riflessioni in modo autentico. Comunque, vi voglio lasciare con una domanda. Fatemi sapere, rispondetemi, sono curioso. Secondo voi, non so se avete mai sentito dire che di cercare di non essere legati in modo morboso a chi ci lascia anzitempo. Potrebbe essere che la morte delle emozioni e dei pensieri, non avendo una sostanza materiale biologica e quindi non dipendono dal passare del tempo, non dipendono solo da noi, solo da chi ne è in possesso, ma anche di chi pensa a quella persona in modo morboso, insistente, costantemente. Quindi, e se il ciclo completo di morte e rinascita non dipendesse solo da noi? Cosa ne pensate? Ehi, aspetta amico, iscriviti alla mia newsletter se vuoi ricevere un paio di volte a settimana al massimo riflessioni che ci aiutano a pensare, che ci fanno porre delle domande per vivere meglio, perché è quello il nostro obiettivo. Ad maiora. Trovi il link della newsletter in descrizione.